Si presenti. Buonasera, sono Costantino della Gradesca. Sì, cosa fa nella vita? Nella vita lavoro in televisione. Sì, adesso è appena tornato da dove? Sono tornato dall'Indocina, dove abbiamo fatto Pechino Express. Voi del blog di Davide Maggio avete guardato il programma e grazie al cielo vi è piaciuto. Sì, ma senta, Emanuele Filiberto ha detto che si chiama, vero? Lei? No. Lei, ah giusto. Io faccio una vita molto più modesta. Però sempre di nobiltà parliamo, o sbaglio? Io sono un po' più repubblicano. Ah, bene, ma mi tolga una curiosità. Nel programma che lei ha condotto con un buon successo, devo dire la verità. Grazie. C'era anche una marchesa, una sua collega. Ora, c'è della nobiltà da spartire tra lei e la marchesa? No, non c'è nobiltà da spartire tra me e la marchesa. La marchesa è una farabutta straordinaria e posso dare lo scoop al sito di Davide Maggio, che so ci tiene molto agli scoop, esatto, che la marchesa adesso si è fidanzata con Nicola Savino. E di questo siamo tutti quindi contenti. Stanno insieme, specialmente Nicola Savino, perché insomma la marchesa, sì, è una donna che ci sa fare. Sì, benissimo. La marchesa quindi è una farabutta anche perché non è una marchesa? No, la marchesa per quanto mi riguarda è nata marchesa, non so se ha quei vari cognomi, però è una farabutta perché è una ladra. È vero, però non pare... per via della nobiltà. Come avete potuto vedere nel programma, ha anche rubato delle mini statuine del Buddha, che poi ha detto no, ma poi le ho rese la produzione. È una ladra, quindi una marchesa, una finta ladra. È vacante, è la nostra pantera rosa. Benissimo. Molto brava televisivamente, grazie al cielo. È questo assolutamente. Volendo invece voltare un attimo pagina, cosa le è rimasto di Pechino Express? Vede, le do anche del lei per darmi un certo tono. Sa, quando si parla con un nobile bisogna... Ho dimenticato i guanti bianchi, ma sarò il suo Gregory in questo caso. Grazie. Posso... Non ti brutalizzerò come ha fatto la marchesa con Gregory. No, la cosa che rimane sono chiaramente i posti, specialmente per me, che non sono molto abituato a viaggiare, vivo chiuso in casa a Milano, quindi vado in India, vado in Laos o in Nepal. Viaggi poco? Emotivamente viaggio molto poco, viaggio per Pechino Express. Come direbbe qualcuno? Se no vado negli Stati Uniti, e, a parte quello... Perché? Ho molte agorafobie, mi danno fastidio gli aeroporti, mi dà fastidio proprio lasciare il mio appartamento a Milano. La tua prigione dorata? Esatto, un po' come Ornella Vanoni. Ornella Vanoni ha cambiato casa da Largo Treves in periferia, tu? Assolutamente no, ma vedi, Davide Maggio mi ha detto dove vive adesso Ornella Vanoni, non sapevo questa cosa. Poverina, è andata a finire... Questa è l'informazione più importante che ho ricevuto nelle ultime settimane. No, è rimasto lì a Largo Treves. No, questa cosa però mi colpisce. Una persona che non viaggia poi accetta una scommessa come quella di Pechino Express, perché? Ma credo che inizialmente c'era anche un filo di sadismo nell'idea di farmi partecipare come concorrente all'inizio, perché sapevano la magnolia con cui lavoro da anni. Ecco, per l'appunto immortaliamo Ilaria Dalla Tana, amministratore delegato di Magnolia. Ciao Ilaria. Per l'appunto Ilaria sapeva. Inquadriamo i baci, benissimo. Bene. Grazie. Sì. Era bellissimo. No, non ho mai visto una cosa così chic. Guarda, tu sei veramente una spia che continui a filmare. Un'orrenda spia. Sei per la verità, io non avrei salutato nessuno, avrei continuato a dialogare col mio interlocutore. Ma punti certo, di vista. Certo. No, dai, scherzi a parte, mi incuriosisce questa dicendo? Cosa della scelta Ilaria di accettare... che abbiamo visto prima, questo secondo, mi conoscono da anni con la Magnolia, perché ho lavorato anche con Cambretti, eccetera, eccetera, quindi prima di fare il concorrente si saranno detti, mandiamo Costantino in India, si saranno tutti messi a ridere fra di loro, e è nata lì così, guarda, quasi paure? Certo. Le falene... Addirittura le falene, c'è una fobia fortissima delle falene che pare abbiano molte persone. Ah, e nella vita in generale, a prescindere dalle falene, che da noi non sono così, no? È pieno di falene.
Ma dai. Sì. Sì. I pipistrelli. E la mia esitazione numero uno prima di fare Pechino era la mancanza di bagni. È vero, c'hai ragione. La mancanza di bagni. E come hai risolto? Io quasi non ho fatto Pechino Express per quel motivo lì. Ah, e poi? Perché poi quando mi ha chiamato la Magnolia hanno mentito spudoratamente, hanno detto ma no, figurati, ci sarà pieno di bagni in giro per l'India, ma c'è tutto quello che vuoi. Siamo arrivati lì, non esistevano nella parte che ci hanno fatto fare, una zona molto povera dell'India, appositamente, no? Per il vostro intrattenimento. No, mi piace. C'erano dei posti proprio dove non c'erano nemmeno i buchi. Mi piace un po'. Mi piace un po' questa contraddizione di una persona un po' fobica che però invece è all'aspetto. Posso rivelare a Davide Maggio, la spia della televisione, che la prima intervista che mi hanno fatto quando ho lavorato in TV, diciamo lunga e ufficiale, era per un mensile di psichiatria. E mi aveva chiamato allora l'ufficio stampa di allora, non mi ricordo se era Rai o alla 7, dicendomi sì, c'è questa rivista, non so, salute mentale. Ho detto sì, l'ho fatta su quello. Chi devi ringraziare nella vita? Devo ringraziare la Rai, Chiambretti e l'aria dalla tana della Magnolia. E nella vita non ho una vita personale, la gente che ha una vita personale non sa fare televisione. Ah, quindi non era il tuo fidanzato quello qui che c'era poco fa? No, il direttore di Rai 2, no. Esatto. No, io ovviamente scherziamo. Sì. E, l'anno prossimo Pechino Express 3 ci sarà, perché l'ha appena dichiarato il direttore di Rai 2. Ah, meno male. Ci sarà con Costantino Della Gherardesca o? Ma sì, credo proprio di sì. Ah, sì. Addirittura. Ma sì. Vorrei ricordarti che l'anno scorso hai partecipato come concorrente e magari quest'anno il direttore dirà: utilizziamo lo stesso criterio che abbiamo utilizzato quell'anno scorso. Magari possono mettere, che ne so, Maddaloni a condurre. Tanto mi sembra che da buona fortuna. Buona fortuna. Da un punto di vista buona fortuna. Io allora faccio un programma tipo Harem e salotti dove dialogo con delle signore e loro adesso faranno Pechino Express con Maddaloni. Quando questa serata sarà finita, dove vai, con chi e che farai? Torno a casa da solo, prenderò non si può dire il brand del farmaco per dormire. Non si può dire brand. E magari ci fa pubblicità. Comunque quello non si dorme bene, quello lì. Non poco, sono ancora esperto, in vita breve, tra poco. Sei un attimo più giovane di me. Sì, esatto. Di qualche giorno. Di qualche ora. Sì. Sì. E vado torno a casa da solo, felice. Bene, ti ringrazio e un saluto ai lettori di davidemaggio.it che ci tengono particolarmente. Un saluto alla spia numero uno della televisione, Davide Maggio, e i suoi lettori. E vogliono anche un bacio. Grazie per aver visto Pechino Express. Grazie a te. Grazie.